Che roba contessa, all'industria di Aldo han fatto uno sciopero, quei quattro ignoranti volevano avere i salari aumentati, gridavano pensi di essere sfruttati, e quando è arrivata la polizia, quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue han sporcato il cortile e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce, portate il martello, scendete giù in piazza, picchiate con quello, scendete giù in piazza, affossate il sistema, voi gente per bene che pace cercate, la pace per fare quello che voi volete. Se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vederti finir sottoterra. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Sapesse contessa che cosa m'ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella gentaglia rinchiusa lì dentro di libero amore facea professione. Del resto, mia cara, di che si stupisce anche l'operaio, vuole il figlio dottore, e pensi che ambiente che può venir fuori, non c'è più morale, contessa. Se il vento fischiava, ora fischia più forte, le idee di rivolta non sono mai morte. Se c'è chi lo afferma, non state a sentire, è uno che vuole soltanto tradire. Se c'è chi lo afferma, sputategli addosso, la bandiera rossa gettato in un fosso. Voi gente per bene che pace cercate, la pace per far quello che voi volete. Ma se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vederti finir sottoterra. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Giudecca nostra abbandonata, vint'anni de otte sfruttamento, adesso se arriva il momento de dir che basta e de cambiare. Adesso se arriva il momento de dir che basta e de cambiare. Spoe coe pantegane e case senza gabinetto, e quando di te butti il letto ti sogni sempre e avorà. E quando di te butti il letto ti sogni sempre e avorà. E chi che avora se consuma da aereo e un ganza i cantieri, e a bua te fai gli occideri se ti te metti
a scioperare. E a bua te fai occhi neri, se ti temeti a scioperare. I fiori se ciappa le patite, in mezzo il pantande a giudeca, Cipriani se magna e a bistecca, e dai case ne vuol sfratta. Cipriani se magna e a bistecca, e dai case ne vuol sfratta. Contesse e faceva il dopo scuola, coia cipria e col cioccolatini, e il pro giudecca dei baroni, i giudecchini e il gambrogia. E il pro giudecca dei baroni, i giudecchini e il gambrogia. Studenti, donne e operai, avemo occupato il dopo scuola, che venga il prefetto con la pua, non se muovemo, restemo qua. Che venga il prefetto con la pua, non se muovemo, restemo qua. Giudecca nostra abbandonata, vent'anni de otte sfruttamento, adesso se arriva il momento de dir che basta e de cambiare. Adesso se arriva il momento de dir che basta e de cambiare. Spagna splendida giornata, traffico fermo, la città ingorgata, e quanta gente, quanta che ce n'era, cartelli in alto e tutti si gridava, e no alla scuola dei padroni, e via il governo dimissioni. E mi guardavi tu con occhi stanchi, mentre eravamo ancora lì davanti, ma se i sorrisi tuoi sembravano spenti, c'erano cose certo più importanti, e no alla scuola dei padroni, e via il governo dimissioni. Un quarto avanti architettura, non c'era ancora ragione di aver paura, ed eravamo veramente in tanti, e i poliziotti in faccia agli studenti, e no alla scuola dei padroni, e via il governo dimissioni. Hanno impugnato i manganelli ed han picchiato come fanno sempre loro, e all'improvviso è poi successo un fatto nuovo, un fatto nuovo, un fatto nuovo. Non siamo scappati più, non siamo scappati più. Il primo marzo sì, me lo rammento, saremmo stati 1500, e caricava giù la polizia, ma gli studenti la cacciavano via, e no alla scuola dei padroni, e via il governo dimissioni. E mi guardavi tu con occhi stanchi, ma c'erano cose certo più importanti, ma qui che fai, ma vattene un po' via, non vedi arriva giù la polizia, e no alla scuola dei padroni, e via il governo dimissioni. Le camionette, i celerini ci
hanno dispersi, presi molti e poi picchiati. Ma sia ben chiaro, e si sapeva, che non è vero, che non è finita là. Non siamo scappati più, non siamo scappati più. Il primo marzo sì me lo rammento, saremmo stati 1500 e caricava giù la polizia, ma gli studenti la cacciavano via. E no alla scuola dei padroni e via il governo dimissioni. E no alla classe dei padroni e non mettiamo condizioni, no! A casa senza voce con le mani sporche dei sassi raccolti sui binari, per una volta ancora dopo tanto mi son sentito armato e non inerme contro i nemici nostri di sempre. Hai cercato nei loro volti lo scherno e la freddezza di chi ti ha caricato tante volte. Pua fascista, vienimi addosso, una rabbia ed una forza sconosciute. Primo d'agosto, mestre 68, 5.000 di noi alla stazione, 300 cerelini lì davanti, pronti come sempre a sparare per difendere il mio padrone. Ti sei giurato in cuor tuo che non avresti ceduto mai, anche se non dimentichi la paura delle legnate e dei fucili, trovati troppe volte a tu per tu. Noi si gridava Edison in ginocchio e poi Montecatini assassini. Le armi vostre sono rischierate, padroni, ma stavolta ci temete, perché siamo tanti, troppi per voi. E mentre v'aspettiamo, servil chi ci sfrutta, vi siete finalmente ritirati, in preda anche voi per una volta alla paura di essere picchiati. Se questa è violenza, oh padrone, abbiamo scordato la tua legalità, solo la tua violenza è autorizzata. A questa noi opponiamo l'unità, colpo su colpo, senza
senza illusioni, giorno per giorno, senza più paura, uomo per uomo, nasce la lotta. I tanti primi d'agosto sarà fatta la nostra liberazione. I tanti primi d'agosto sarà fatta la nostra rivoluzione. Lotta di classe, potere alle masse, lotta di classe, potere alle masse. Vagoni, Borghesi, ancora pochi mesi. Dicembre, giorno bianco per la gente in ufficio, e che si vede passare solite carte e fatture. 2 dicembre, giorno bianco per mia madre in cucina, che cantando prepara il pranzo e la cena. 2 dicembre, giorno nero per la gente che è stanca e che scende nelle strade perché vuole un po' di pane. 2 dicembre, giorno nero da finire al cimitero, da finirci assassinati da quei servi malpagati. Ma si sa, che siano da soli. 2 dicembre, giorno bianco per mio padre, che sereno oramai è assicurato, ogni mese paga lo Stato. 2 dicembre, giorno bianco per la gente che tranquilla e che approva con la testa quello che scrive la stampa. 2 dicembre, giorno nero per chi cerca la risposta, per chi agisce e più non parla e si difende come può. 2 dicembre, giorno nero per chi chiede un aumento e la risposta è solo una, la risposta è di violenza. 2 dicembre, giorno nero da finire al cimitero, da
Quella notte davanti alla bussola, nel freddo di San Silvestro, quella notte di Capodanno, non la scorderemo mai. Arrivavano i signori sulle macchine lucenti e guardavano con disprezzo gli operai e gli studenti. Le signore con l'abito lungo, con le spalle impellicciate, i potenti col fiocchino, con le facce inamidate. Erano gli stessi signori che ci sfruttano tutto l'anno, quelli che ci fanno crepare nelle fabbriche qui attorno. Son venuti per brindare dopo un anno di sfruttamento, a brindare per l'anno nuovo che gli vada ancora meglio. Non resistono quei compagni che li han riconosciuti, ed arrivano i pomodori, ed arrivano gli sputi per difendere gli sfruttatori. Una tromba ha squillato quando già i carabinieri hanno corso ed han picchiato. Come son belli i carabinieri quando picchiano con le manette i compagni studenti medi dai 14 ai 17. Non la smettono di picchiare se il colonnello non alza un dito. Sono l'immagine più fedele del nostro ordine costituito. Già vediamo i carabinieri che si stanno organizzando per iniziare la caccia all'uomo con pantere d'autoblindo. Non possiamo andare via né lasciare i dispersi, siamo ormai tagliati fuori per raggiungere gli automezzi. Decidiamo di resistere e si fan le barricate, sono per meglio difenderci dalle successive ondate. Dalla prima barricata alla zona dei carabinieri sono circa 40 metri, tutti sgombri e tutti neri. Quando cominciano ad avanzare, uno di loro spara in aria, i compagni tirano sassi per cercare di fermarli. Loro si fermano un momento, poi continuano ad avanzare, non è più uno soltanto, sono in molti ora a sparare. Dalla prima barricata vediamo bene le pistole, ma dalla seconda i compagni pensano che siano colpi di castagnole. Ci riuniamo tutti insieme alla seconda barricata e gli sbirri tornano indietro, vista la brutta parata. Ancora un'ora di avanti indietro, noi con i sassi, loro sparando, e tutti crediamo che sparano a salve anche da dentro un autoblindo. Ma ad un tratto vedo cadere un compagno alla mia destra, in ginocchio con un buco ed il sangue sui calzoni. Mi volto e grido: sparano davvero! E corro indietro di qualche passo. Due compagni portano a spalle il ferito nella gamba. Correndo forte sulla strada con alle spalle i carabinieri, vedo ceccanti colpito a morte, trasportato sul marciapiede. Malgrado gli sforzi per aiutarlo, è difficile trovare soccorso mentre gli sbirri ti corrono dietro e non ti danno un po' di riposo. Ho trovata un'auto utilitaria, è portato via ceccanti, non ci resta altro da fare che scappare tutti quanti. Forse alla bussola per questa notte i padroni si sono offesi, loro che offendono e ci uccidono per tutti gli altri 12 mesi. Sarebbe meglio offenderli spesso e non dare mai loro respiro, tutte le volte che loro signori capitan sotto il nostro tiro. E a questo punto mi sembra opportuno fare qualche considerazione sulle diverse brutte facce che ci mostra oggi il padrone. Lui ha i soldi per comprarci
il lavoro per sfruttare i suoi armati, per ucciderci, la TV per imbrogliare. A noi non resta che ribellarci e non accettare il gioco di questa loro libertà, che per noi vale ben poco. Non ci resta che ribellarci e non accettare il gioco di questa loro libertà, che per noi vale ben poco. È cominciata di nuovo la caccia alle streghe. I padroni, il governo, la stampa, la televisione. In ogni scontento si vede uno sporco cinese. Uniamoci tutti a difendere le istituzioni. Ma oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti. Quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli, ed ho visto le auto blindo rovesciate, poi bruciate, tanti e tanti poliziotti con le teste fracassate. Oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne quindicenni, gli operai con gli studenti, il potere agli operai, dal sistema del padrone, sempre uniti vinceremo. Viva la rivoluzione. Quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli, ed ho visto le auto blindo rovesciate, poi bruciate, tanti e tanti poliziotti con le teste fracassate. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza. Circolare a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei. Mio caro padrone, domani ti sparo, farò di tua pelle sapon di somaro, ti stacco la testa che è lucida e tonda, così finalmente imparo il bowling. Miei cari compagni, perché quelle facce, ho detto qualcosa che un po' vi dispiace, si forzo è ceduto, non fateci caso, 20 anni di rabbia fan parlare così. Pensate che bello il giorno 21, padroni son tanti e padrone nessuno. Pensate che bello, pensate che bello sarà. Ma prima ti inchiodo la lingua al palato, ti faccio ingoiare un pitone salato, e con quei tuoi occhi porcini e cretini alla mia ragazza farò
farò gli orecchini, compagni, sia chiaro che il giorno 21 migliore vendetta sia proprio il perdono. E allora saremo più grandi e più forti, se tutti i rancori saranno sepolti. Però chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso, unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero dentro il naso, tutto intero dentro il naso, tutto intero dentro il naso, tutto intero. Forza compagni, entrate nello stand, chiedeteci notizie, non abbiate riguardo. Chiedeteci notizie e informazioni. Cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, m'è arrivata la liquidazione, m'ha licenziato senza pietà. E la ragione perché ho scioperato, per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, del mio lavoro e della libertà. Quando la lotta è di tutti per tutti, il tuo padrone lo sai cederà. Se invece vince perché i cromeri ti dan la forza che lui non ha. Questo si è visto davanti ai cancelli, lui si chiamava i compagni alla lotta. Ecco il padrone facendo una mossa, dopo l'altro cominciano a entrare. Oh cara moglie, dovevi vederli venire avanti curvati e piegati, e noi gridare promere vendote, e loro dreghetti senza guardare. Quei poveretti facevano pena, ma dietro a loro lasso il portone, rideva allegra il barco padrone, li ho maledetti senza pietà. Oh cara moglie, io prima ho sbagliato, di a mio figlio che venga a sentire, ti ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà. Oh cara moglie, io prima ho sbagliato, di a mio figlio che venga a sentire, ti ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà, ti ha da capire. Abbiamo trovato un metodo d'azione per romper meglio le scatole al padrone. È il sistema più rapido e moderno e che si chiama lo sciopero interno. Sciopero interno. La
dentro l'officina noi perdi a poco e Agnelli va in rovina. Se si sta a scioperar dentro i cancelli, chi ci rimette? Soprattutto Agnelli. Basta che siamo 200 scioperanti, tutta la Fiat non può più andare avanti. Ci rimette la paga poca gente, ma tutti gli altri non producono niente. Sciopero interno, caliamo il rendimento ed abbassiamo il cottimo giù a 100, che con lo scasso della produzione noi riusciremo a battere il padrone. Sciopero interno vuol dire che in sostanza oggi io lotto e non che sto in vacanza, ma che incontro i compagni con lo scopo di migliorare la lotta il giorno dopo. Sciopero interno, facciamo l'assemblea ai nostri capi, gli viene la diarrea nel veder che senza chieder permesso noi comandiamo in fabbrica già adesso. Sciopero interno, facciamo anche i cortei, i nostri capi stanno lì come babbei nel vedere che dentro queste mura noi altri non abbiamo più paura. Forza compagni, facciamo sciopero interno, non c'è demonio e non c'è padre eterno che ci possa oramai più trattenere d'andare avanti e prendere il potere. Che ci possa oramai più trattenere d'andare avanti e prendere il potere. Signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, siamo stanchi di aspettare che tu ci faccia ammazzare. Sì, continua a lavorare e i sindacati vengono a dire che bisogna ragionare, ma di lottare non ne parla mai. E signore padrone, ci siamo svegliati e questa volta si dà battaglia, e questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi il crumiro che se la squaglia, senti il silenzio nelle officine, forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai. E signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, d'ora in poi se vuoi trattare dovrà rivolgerti soltanto a noi. E questa volta non ci compri con le 5 lire dell'aumento, se offri 10 vogliamo 100. Se offri 100.000 noi vogliamo. Il signore padrone, non ci hai fregati con le invenzioni, coi sindacati, i tuoi progetti sono sfumati, perché si lotta contro di te e le qualifiche, le categorie noi le vogliamo tutte abolite, le divisioni sono finite, alla catena siamo tutti uguali. Signor padrone, questa volta ormai a lottare sei imparato, a Mirafiori sei dimostrato, tutta l'Italia lo dimostrerà. E quando siamo scesi in piazza tu
ti aspettavi un funerale, ma è andata proprio male. Per chi voleva farci addormentare, ne abbiamo visti davvero tanti di manganelli, scudi romani, però si è visto anche tante mani che al San Pietrino cominciano a andare, tutta Torino proletaria alla violenza della questura risponde ora senza paura, la lotta dura si vuole far, e noi burocrati e ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto, lotta continua a Mirafiori e il comunismo trionferà, e noi burocrati e ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto, lotta continua in fabbrica e fuori e il comunismo trionferà. Botte poi l'isolamento spesso finisce così, quei brutti boia figli di Troia non fanno che pestare, non ci si può neanche lamentare, non si può neanche parlare, basta un lamento per il carcerato per essere massacrato delle vostre galere. Un giorno un buon uso sapremo far, prima apriremo le porte agli schiavi, li accoglieremo nell'umanità e dopo in fila uno per uno li metteremo tutti là. Il tribunale del proletariato i vostri delitti dovrà giudicare. Siamo saliti tutti sul tetto gridando porci nazisti, vogliamo avere i nostri diritti o la dovrete pagare. Ci ha risposto il direttore con mille poliziotti e dai giornali è andato a dire era disposto a trattare delle vostre galere. Un giorno un buon uso sapremo far, prima apriremo le porte agli schiavi, li accoglieremo nell'umanità e dopo in fila uno per uno vi metteremo tutti là. Il tribunale del proletariato i vostri delitti dovrà giudicare. Se per caso voi sentirete che è morto un carcerato, certo è possibile che quel disgraziato sia stato massacrato. Ma se vi parlano di rivolte, di lotte nelle prigioni, è perché cresce la lotta di classe contro tutti i padroni delle vostre galere. Un giorno
dare te ai schiavi, li accoglieremo nell'umanità. E dopo in fila uno per uno li metteremo tutti là. Il tribunale del proletariato i vostri delitti dovrà giudicar. L'idea di vedere i tuoi occhi, di abbracciare la nostra creatura, che mi diede la forza e il coraggio di andar contro la natura, di sorridere agli infermieri, di pesare ogni parola, e alla notte ogni grido che usciva ricacciarmelo dentro in gola. E qualcuno poi disse: guarda lì l'agitato, passati 8 mesi, sembra un po' migliorato. Fu l'idea di vedere i tuoi occhi, di giocare con la bambina, che mi fece ingoiare in silenzio ogni loro medicina, e mi diede la forza e il coraggio di rispondere senza urlare al dottore che aveva schedato la mia malattia mentale. Un bel giorno venisti col tuo abito a fiori, mi prendesti la mano, mi portasti di fuori la voglia di uscire si trasforma in voglia di pane, nel discorso era sempre lo stesso, corri fra 2 settimane. Imparai a riconoscere presto dietro quello strano impaccio una legge senza parole, fredda e dura come il ghiaccio. Quella sera ricordo, tu dormivi al mio fianco, ma la stanza girava e di colpo fui stanco. Sempre le stesse facce a legare questo mio male, la stessa iniezione nel braccio a portarmi in ospedale, con lo stesso soffitto imbiancato, con gli stessi scarabocchi, dove ormai la paura e il silenzio nascondevano i tuoi occhi. E qualcuno poi disse: guarda lì l'agitato, passati 8 giorni e c'è già ricascato. Come ti chiami? Ve l'ho già detto, ripeti ancora, non ho capito. Sono Rossini, iscritto al partito, sor commissario, mi conoscete? Confessa allora, tu l'hai colpito, non mi costringere a farti del male. Tu sai benissimo, conosco dei mezzi, che anche le tombe fanno parlare. Sor commissario, i vostri mezzi sono 3 ore che li sopporto, e se volete vedermi morto, continuate pure così. Solo un vestito da festa, se lo metteva alle grandi occasioni, a lui gli dissero domani ai padroni, gliela faremo, faremo pagar. E l'indomani, quando era già l'alba, aprì l'armadio, il vestito si mise, guardò lo specchio, la faccia sorrise, guardò lo specchio e si disse di sì. E andò alla fabbrica ed erano in 1000, tutti gridavano l'odio e il furore,
Forse Giovanna il vestito vedeva in quella folla tra tanto colore. Ti han visto tutti, tu sei finito, c'è anche del sangue sul tuo vestito. Quei cinque uomini che sono morti, sulla coscienza lì hai anche tu. Sor commissario, voi lo sapete, quali che sono i veri assassini, quelli al servizio degli aguzzini, che questa vita ci fanno far. E questo sangue che ho sul vestito è solo il sangue degli innocenti che protestavano perché fra i denti solo ingiustizia hanno ingoiato. Aveva solo un vestito da festa, se lo metteva alle grandi occasioni. A lui gli dissero domani i padroni, gliela faremo, faremo pagar. Ma l'hanno visto con un sasso in mano che difendeva un ragazzo già morto. Ma quel che conta è che a uno di loro un San Pietrino la testa sfasciò ed ha scontato 20 anni in prigione perché un gendarme si è rotto la testa. Ormai Giovanna ha 3 figlie in pensione, chissà se ha visto il vestito da festa. Ormai Giovanna ha 3 figlie in pensione, chissà se ha visto il vestito da festa. Mezzanotte e cominciano gli appostamenti. Ma chi ci sarà su quella 500 che scorazza per la città? Sono le 2, la centrale si è mobilitata. A tutte le auto è stato segnalato movimento in corso Italia. Polizia dello Stato italiano ci garantisce la tranquillità, che sempre l'ordine sia rispettato, che si lavori in serenità. E tu, tele notti, si ripete la stessa storia. Sorveglianza stretta dei centri focali dove vengono fatte le scritte. E al comando c'è chi urla e chi si incazza. Questa volta basta, siete incapaci, io vi faccio trasferire. La polizia dello Stato italiano ci garantisce la tranquillità, che sempre l'ordine sia rispettato, che si lavori in serenità. E sul giornale abbiamo letto questa mattina, su muri della questura c'era scritto in rosso il potere a chi lavora. Un poliziotto, inseguendo un gruppo di ribelli, per caso è scivolato con la pistola in mano. 2 colpi sono partiti, ci sono 3 feriti denunciati. La polizia dello Stato italiano ci garantisce la tranquillità, che sempre l'ordine sia rispettato, che si lavori in serenità. E la polizia dello Stato italiano ci garantisce la tranquillità, e che sempre l'ordine sia rispettato, che si lavori in serenità. La polizia... Io vi parlo di Milano, che da un po' è un posto insano.
tu respiri solo metano alla larga da Milano. Ero lì in via dei Mille e la pioggia cadeva, anche l'acqua era sporca, era sporca di smog. Diamo una mano per fare Milano pulita, perché con questo lerciume non ci si può star. Fumo carbone, metano e puzza di nafta, tutte quante le strade dovremmo lavar. Io vi parlo di Milano, che da un po' è un posto insano. Prendi botte a tutto spiano, alla larga da Milano. Ero lì in Largo Augusto e la Pula sparava, poi insieme ai fascisti continuava a picchiar. Diamo una mano per fare Milano pulita, perché con questo lerciume non ci si può star. Pula, fascisti, padroni, giornali di destra, dovremmo proprio pulire la nostra città. Tutti in lotta, compagni, operai e studenti, non saremo contenti se non ci riuscirà di fare venire Milano e l'Italia pulite, perché con questo lerciume non ci si può star. Se sai che son tuoi nemici non devi star zitto, ma dirlo forte e scendere in piazza a lottar. Diamo una mano per fare Milano pulita, diamo una mano per farla pulita, perché se fino adesso una classe ci ha oppresso la vita, è giunta l'ora che gliela facciamo pagar. È giunta l'ora che gliela facciamo pagar.